Buongiorno, ben ritrovati su House News TG Casa. Partiamo subito con i saluti. Sara, chi dobbiamo salutare? Mia, perché ci ha mandato... No, dillo bene. Aspetta. Dobbiamo salutare? Mia, perché ci ha mandato la foto della ballerina e anche del coco, del drago. Ciao Mia, buona giornata. E buona giornata a tutti voi, ben ritrovati qui su Facebook. Salutiamo Melissa che ha da poco finito la sua lezione di ginnastica da salotto a favore di tutti noi sulla sua pagina Facebook. E abbiamo un sacco di notizie da dare. Partiamo da Sergio Venturi, che è il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, richiamato in regione dove era stato assessore alla sanità fino al mese scorso, per gestire appunto il virus. È il momento, dice Venturi, siamo di fronte alla settimana che viene ritenuta decisiva per capire se le misure di contenimento che sono state messe in campo siano realmente efficaci e per vedere se inizia a calare la curva delle persone che hanno contratto il virus, cosa che sarebbe assolutamente determinante per aiutare il servizio sanitario pubblico a gestire al meglio l'emergenza e soprattutto a capire se il numero di posti letto per quei casi più gravi siano sufficienti. E diamo immediatamente l'aggiornamento rispetto ai numeri. Sono 3.522 le persone che sono risultate positive al coronavirus in Emilia-Romagna. 197 di queste 3.522 persone sono attualmente ricoverate in terapia intensiva, 1.334 invece sono a casa in isolamento perché fortunatamente hanno un quadro clinico non grave. E c'è molta differenza tra provincia e provincia, non c'è una spiegazione al momento chiara e logica tale da spiegare la così tanta differenza tra una regione e l'altra. La provincia in Emilia-Romagna più colpita è quella di Piacenza, dove si sono registrate 1.073 casi di positività, poi la vicina Parma con 707 e Reggio con i suoi 241 casi di contagi sta tra Parma appunto con le 707 e Modena con 440 casi. E poi molto in difficoltà Rimini, che tra l'altro insiste tra la zona di San Marino, dove è attivo un focolaio, e la provincia di Pesaro Urbino, dove è pure alto il numero dei contagi. E, dicevo, una settimana fondamentale, perché il numero dei posti letto è aumentato, lo si continua a implementare anche in questi giorni, al momento viene ritenuto sufficiente per gestire tutte le persone che eventualmente dovessero manifestare un quadro clinico grave, e però è assolutamente determinante che le persone rispettino le prescrizioni che sono state date dalle istituzioni sanitarie e poi locali, dalla regione e dal governo, per isolarci il più possibile e evitare che continui in maniera importante la crescita del numero dei contagi. Rispetto alla riorganizzazione sanitaria, è notizia di ieri che dopo Guastalla anche l'ospedale di Scandiano è diventato ospedale Covid, cioè è un ospedale nel quale è stato allestito un reparto presso il quale ricoverare le persone che dovessero presentare un quadro non abbastanza tranquillo da poter essere gestito a casa il contagio e quindi necessitante un ricovero. Al momento sono 24 i posti letto a bassa intensità clinico-assistenziale allestiti presso il nosocomio di Scandiano, ma con la possibilità di aumentarli. E legata sempre al tema dell'emergenza, novità di ieri in città, a Reggio Emilia, non sono più da considerarsi blu le strisce per i parcheggi, la sosta diventa gratuita, mentre restano in vigore tutte le limitazioni per l'accesso alla ZTL al centro storico. E uno può dire, beh, grazie, bello sforzo, non si paga il parcheggio, tanto non si può andare in giro. Beh, però pensateci, comunque un minimo di mobilità c'è, perché magari si deve andare a prendere un farmaco in farmacia per se stessi o per un familiare, perché
c'è comunque la necessità di spostamenti legati a delle contingenze urgenti e quindi il Comune di Reggio Emilia ha deciso che in questa fase far pagare la sosta come ulteriore adempimento, ansia a carico dei cittadini non avesse senso. E accennavo ieri al tema dei provvedimenti messi in campo dal governo e mi ero preso l'impegno di provare a approfondire la questione legata alle utenze. Ora non siamo ancora arrivati alla determinazione finale, però sulla guida che era in edicola ieri con Gazzetta di Reggio viene riportato questo a proposito delle utenze. Le procedure di sospensione delle forniture elettriche o di gas o di acqua per morosità sono rimandate fino ad aprile e viene istituito soprattutto un conto presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali con disponibilità di 1 miliardo per garantire la sostenibilità degli interventi regolatori a favore degli utenti. Sono queste alcune delle disposizioni decise dall'Autorità per l'Energia per contrastare le criticità legate all'epidemia Covid-19. Per come ne interpreto io è 1 miliardo di risorse messo a disposizione per andare a compensare i mancati introiti che dovessero arrivare sui consumi per scelta governativa magari di sospensione del pagamento delle bollette. Quindi è un accantonamento in questo momento fatto in via cautelativa, in attesa poi che arrivino i provvedimenti, se arriveranno conseguenti. Torno a dire per la Tari, perché diversi ce lo insistono a chiedere, tra gli interventi messi in atto dal governo e dalle varie agenzie, la sospensione del pagamento di alcuni tributi e imposte, per quanto riguarda la Tari, fa fede quello che decideranno di fare i singoli comuni. Sul Zara, lo torno a dire, la scadenza di marzo non è tassativa. In attesa di un provvedimento collettivo che dovesse riguardare l'intero bacino della Bassa Reggiana, fatto di concerto con gli altri 7 comuni che afferiscono a Sabar, comunque a Luzzara potete non andare a pagare perché non sono previste sanzioni o interessi di mora per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti. E ci arriva una notizia piuttosto interessante dal Carlino e anche da Gazzetta di Reggio. Emergenza personale medico e sanitario, infermieristico in generale, dentro al servizio sanitario pubblico per far fronte a questa mole straordinaria di lavoro. Tra l'altro ci tengo a salutare Anna Maria Ghirardini, che è un medico anestesista, nostra amica del Policlinico di Modena, che sta lavorando senza sosta come tutti i suoi colleghi in queste settimane difficilissime. E arriva da Correggio la notizia che Don Alberto Debbio, un 43enne, ordinato nel dicembre scorso sacerdote, ma prima laureatosi in medicina nel 2001, appende la tonaca al chiodo per qualche tempo, perché prende servizio per il momento fino alla fine del mese di aprile presso l'ospedale di Sassuolo per andare come pneumologo a dare una mano a quelli che erano i suoi colleghi. E al momento era vice parroco nella chiesa di San Quirino a Correggio e ha sentito forte il richiamo della sua vocazione medica, che in questo momento prevale sulla vocazione religiosa. È una notizia piuttosto carina. E così come strana, potrebbe sembrare strana, ma invece è giusto dare anche questa come notizia, un appello per gli animali del Safari Park di Pombia, provincia di Novara, che ha 600 animali e questo è un periodo nel quale il parco, dopo la sosta invernale, avrebbe dovuto riaprire i battenti, incominciare a ricevere visitatori e quindi a generare entrate utili ad acquistare i prodotti per il sostentamento degli animali. E dimmi, tata. Ah, sì. E al momento invece il parco è giustamente chiuso al pubblico, però gli animali mangiano e quindi lanciano i gestori del parco un appello a tutti i centri commerciali, i produttori di alimentari, perché possano dirottare verso il parco tutto quel cibo superfluo che non può più essere commercializzato, oppure a noi cittadini dicono
potreste acquistare sul nostro sito www.safaripark.it un biglietto a data aperta, e cioè che si può utilizzare in qualsiasi momento quando sarà superata l'emergenza. Lo potreste acquistare per voi stessi oppure come regalo a qualcun altro, perché quell'acquisto fatto oggi per domani ci consentirebbe di avere un po' di denaro liquido per andare ad acquistare il mangiare con cui sfamare e accudire i 600 animali che sono custoditi dentro al parco. Per qualcuno potrebbe anche essere una sciocchezza parlare di animali di fronte a un'emergenza nella quale siamo ancora pienamente invischiati, e nel momento in cui ancora forse non vediamo la luce in fondo al tunnel, perché continuano ad aumentare i casi di persone contagiate, perché le strutture sanitarie sono sotto stress, perché siamo angosciati dalla paura, perché non sappiamo se e come e quando finirà l'emergenza coronavirus. Invece occuparci anche di questo, a mio modo di vedere, ci aiuta a tenere saldo quel principio di umanità che stiamo riscoprendo in queste settimane, perché o ne usciamo collettivamente e tutti quanti, quindi ricordandoci che non c'è qualcuno che è più importante di qualcun altro, o comunque non ne usciremo bene. Tra le notizie così sulle quali riflettere, sempre legate alla gestione dell'emergenza coronavirus, c'è che l'ambiente sta meglio. Siamo tutti fermi a casa, sono ferme le produzioni, soprattutto è ferma la mobilità individuale quando ci spostiamo con l'automobile, e l'ambiente sta meglio. I dati sull'inquinamento in Cina raccontano che le settimane di stop alla produzione, lo stop alla mobilità delle persone, hanno portato a un meno 25% di emissioni inquinanti. Che però su base annuale, cioè quelle settimane che valgono il meno 25 in quel periodo, tradotte nell'arco di un anno, cioè se lo stop si fosse prolungato in quella maniera per un anno intero, varrebbe solo l'1% delle emissioni annue. Eppure la differenza è visibile, non dico occhio nudo perché servono i satelliti, ma concretamente misurabile rispetto alla qualità dell'aria e dell'ambiente nel quale i cinesi vivono. E questa notizia fa il paio con quella riportata dal sito di Repubblica ieri, con tanto di immagini, sono ancora visibili il link, è assolutamente attivo, sull'acqua che è tornata limpida nei canali di Venezia, addirittura con i pesci. Allora io credo che quando sarà superata l'emergenza, noi una riflessione su come stavamo deteriorando col nostro stile di vita, con i nostri comportamenti individuali e collettivi, l'ambiente, dovremo farcela. Credo che molti abbiano notato il cielo di questi giorni, assolutamente più pulito, con l'aria più leggera e più azzurro. E forse, se davvero non tutto il male viene per nuocere, questo tema del coronavirus è anche una sveglia a tutti quanti noi rispetto a un consumo più consapevole delle risorse naturali e alla necessità di maggior rispetto, necessità di maggior rispetto per l'ambiente nel quale viviamo, perché altrimenti poi la natura reagisce e sono guai per tutti. Sara, è il tuo momento, perché ieri ci ha scritto Matteo da Corniglio, che ci segue tutte le mattine, e ha fatto una riflessione secondo me molto intelligente. Dice: io sto vedendo tantissimi tutorial, tantissimi app utili a fare ginnastica per gli adulti che vogliono tenersi in esercizio, ma vedo molto poco per i bambini, e quindi ci ha suggerito un'attività che adesso la Sara ci presenta. Intanto ci mettiamo una maglietta a maniche corte, dei pantaloni per ginnastica e soprattutto le calze antiscivolo. E adesso incominciamo, faremo l'alfabeto facendo yoga, si fa così. A, B, C, D. Aspetta. E, la G. Qua ci serve la G. Questo G. Aspetta. La matita in mezzo ai piedi per fare la G. G.
I. K. I. L. L. M. M. Aspetta. N. Aspetta. La N, vai la N. Così. O. Aspetta, no, mi sono avanti. O. P. Q. La Q. Così, con una lametta fuori. R. S. T. La T. La T. La T. Io lo faccio così. U. V. La V. Z. Bene, sulla pagina Facebook di Matteo, di Corniglio, Matteo Cattani, lo trovate completa e con tante spiegazioni su che cosa ogni singola lettera possa servire in termini di mobilità. E chiudiamo con questa notizia. Oggi è l'anniversario dell'Unità d'Italia. Perché si celebra proprio oggi, il 17 marzo, avvenne nel 1861, la proclamazione del Regno d'Italia. E poi l'annessione completa di tutti quanti i territori avvenne solo negli anni successivi, nel 1866, per arrivare fino al 1918, dopo la Prima Guerra Mondiale. Però oggi, con la proclamazione del Regno d'Italia, si celebra appunto la festa dell'Unità d'Italia. Volevamo chiudere su questo perché oggi più che mai crediamo sia necessario sentirsi un solo paese e soprattutto una sola grande comunità che vuole reagire insieme e solidale all'emergenza del coronavirus, perché è solo insieme e solidali che poi troveremo le energie e le risposte necessarie a superare i tanti problemi che una volta contenuta e vinta l'emergenza coronavirus dovremo affrontare per rimettere in piedi e in moto il nostro paese. Non mi resta altro da fare che augurarvi buona giornata, ricordandovi che oggi non è che un giorno qualunque, di tutti i giorni che verranno, ma tutto quello che faremo nei giorni che verranno dipenderà da quello che faremo oggi. Buona giornata!